Ben ritrovati, seconda parte di Mattina in Salute. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di depressione. In studio con me il dottor Giuseppe Fazzari, psichiatra. Ben trovato, dottore. Grazie mille, grazie dell'invito, sempre molto gradito. Dottore, parliamo, abbiamo detto, di depressione, ma cerchiamo di far capire a chi ci segue cosa si intende per depressione. È una patologia e di cosa si tratta? Certo, è una patologia antichissima, fra le più diffuse nella popolazione generale. Vi sono descrizioni di questo tipo di patologia che risalgono a 4 secoli prima di Cristo, a Ippocrate, che additava un eccesso di bile nera, da lì il termine melanconia, in greco bile nera, questo stato depressivo, e un eccesso di bile gialla invece è l'opposto della depressione, così la cosiddetta mania, l'euforia, le fasi espansive maniacali. È una patologia, dicevo, estremamente frequente, che colpisce nel corso della vita, grosso modo, una persona su 5. Indipendentemente dal ceto sociale, dal sesso, anche mentre un tempo si diceva che colpiva prevalentemente le persone dopo una certa età, dopo i 50 anni, in realtà adesso possiamo vedere anche bambini molto giovani ammalati, proprio bambini di 5-6 anni. Caro amico Gianni Faedda, che è psichiatra Mood Center, da cui dobbiamo il nostro nome, il Mood Center di Brescia, a New York, mi faceva vedere i filmati di un bambino di 3 anni affetto da depressione grave, quindi molto, molto grave anche potenzialmente di bambini molto giovani. Ecco. Ecco, quindi la depressione è una patologia che colpisce una fetta importante della popolazione e colpisce ad ogni età. Quindi questo mi aiuta a fare due riflessioni. La prima, che probabilmente non ci sono delle cause concrete, specifiche, forse ce ne sono, ma sono così varie, perché se lei mi fa l'esempio di un bambino di 3 anni, dottore, mi viene da pensare. Quale può essere la causa che porta un bambino di 3 anni ad avere la depressione? Quindi Certo. vorrei riflettere con lei su questo, perché colpisce ad ogni età, in qualsiasi momento e in forme diverse, poi parleremo anche delle forme. Allora, la familiarità nei disturbi dell'umore, a cui la patologia depressiva è quella decisamente più frequente, e la depressione è la malattia mentale in assoluto più frequente, e all'interno dei disturbi dell'umore è di gran lunga la più frequente. Ha sicuramente una grossissima componente familiare genetica. Quindi è verissimo, oggi noi come psichiatri puntiamo sicuramente non solo a occuparci dell'aspetto biologico, ma così seguiamo ormai da tantissimi anni il cosiddetto modello biopsicosociale della psichiatria. Però quello che capita, se c'è una familiarità importante per disturbi dell'umore di tipo depressivo, per esempio, che il bambino probabilmente fin da piccolo è più sensibile, non voglio dire fragile, ma in realtà fragile, comunque molto sensibile agli eventi esterni. Quindi lo stesso evento esterno, che può essere non così drammatico per una persona che non ha un carico genetico importante, per una persona che ha una familiarità di disturbo depressivo diventa drammatico. Molte volte racconto, per esempio, di come, non so, lo stesso evento, essere lasciati dalla ragazza, dà risposte diverse. C'è il ragazzo che ha una predisposizione a un disturbo depressivo, che arriva addirittura a pensare o ad agire un suicidio. Il suicidio, come sappiamo, è la seconda causa di morte dei ragazzi, dopo le leucemie, c'è gli incidenti stradali e le depressioni morti per suicidio come per depressione sono molto vicini. Però la stessa persona abbandonata dalla ragazza, ricordo per esempio alcuni casi. Mi permetto di sorridere, non è facile sorridere dopo aver parlato di queste cose così tristi, che magari va a cercare sui social i nomi dell'amica e dell'amorosa, per cercare di uscire con l'amica dell'amorosa la sera stessa. Quindi lo stesso evento suscita emozioni diverse a seconda della struttura di personalità che ha una persona e del substrato genetico che ha. Perché a volte quando incontriamo una persona che tende alla depressione, che è depressa, magari ci viene spontaneo dire: ma ha
alla fine perché sei depresso, non ti è successo niente, piuttosto che per questo motivo, solo per questo motivo ti arrendi così, sei così fragile. A volte ci permettiamo di dire questo quando parliamo ad una persona che soffre di depressione e, come ha spiegato giustamente lei, l'evento può essere uguale, ma la reazione è completamente diversa. Questo è molto pesante per i nostri pazienti, specialmente per quelli più gravi, chiaramente, no? Perché, insomma, io lavoro da tanti anni, ho cominciato a entrare, ancora non laureato, nel 77, mi sono laureato nel 78, e allora c'erano gli ospedali psichiatrici come volontari, e queste frasi l'ho sempre sentito dire. E io quello che racconto quando una persona mi dice, però, il coniuge, il figlio, però devi mettersi anche del tuo, devi impegnarti, devi... E io dico, vabbè, è come dire una bella automobile, che ha tutto, che è bella, che si è andata bene, che ha batterie scariche, devi farcela da solo, devi ripartire. La stessa cosa. Cioè il nostro cervello, non voglio essere troppo semplicista, ma di fatto lavora attraverso delle reazioni chimiche che a sua volta producono uno stimolo elettrico con potenziazione elettrico a livello neuronale. Cioè è chiaro che anche le nostre emozioni muovono gli aspetti chimici e gli aspetti biologici, biologici quindi chimici elettrici. Però se c'è un malfunzionamento legato a questo presupposto genetico, è chiaro che le cose funzionano bene. Sentirsi dire quando non si vuole vivere, quando si è abbattuti, quando si è tristissimi, sto parlando di forme più gravi, quando si fa fatica a alzarsi dal letto, quando non si vuole mangiare, quando si pensa alla morte con la liberazione, che insomma è una questione di volontà, deve farcela, vuol dire non capire che il problema, fra i problemi principali del paziente depresso, c'è la totale carenza di volontà e sensi di colpa, addirittura si sente in colpa con i suoi cari per come sta, quindi finisce addirittura per aggravare la situazione. E allora grave. Le chiedo come gestire e riconoscere quello che è un momento no, un momento difficile, un momento di... un momento complicato della propria vita, che quindi porta con sé le conseguenze di tanti momenti tristi o di tanti eventi che magari ci accadono e ci portano la tristezza, la malinconia, e pensare invece ad una depressione, cioè come riconoscere questi due aspetti, il momento no, il momento di tristezza e invece l'inizio di una depressione. Certo. Sempre che non siano cose che a volte corrono parallele, dottore. Non è molto difficile. A me viene in mente un mio grande amico, una persona che mi sento tanto, che ho conosciuto negli ultimi anni della sua vita, Atanasio Kukopoulos, uno psichiatra di origine greca, un grande psichiatra che ha vissuto in Italia tutta la sua vita praticamente, mancato qualche anno fa. E lui ha riproposto in Italia il concetto di temperamento di Kraepelin, che Kraepelin parlava fino all'800. Cioè, tutti noi abbiamo un nostro temperamento, c'è il temperamento ipertimico, la persona che è sempre piena di vita, sempre allegra, il temperamento irritabile, il temperamento depressivo, il temperamento ciclotimico, che sono i cosiddetti lunatici, quelli che sono, quando sorrido, perché io sono un po' così, quando la giornata c'è luce, c'è sole, sono tutto contento, quando comincia a piovere mi sento un po' più triste, questi cambiamenti d'umore anche legati agli eventi esterni, ecco. Se una persona ipertimica, piena di vita, fa mille cose, fa fatica a vivere, a fare le cose che faceva prima, non trova più piacere nelle cose, è chiaro che è depresso. Le persone invece che ha stabilmente un temperamento depressivo, sto pensando, come fa un poeta a non avere un temperamento depressivo, non sarebbe un poeta, e cosa vogliamo curare il poeta? No, cioè se una persona ha quel temperamento glielo lasciamo, però quando vediamo cambiamenti significativi nel corso della sua esistenza, che non è più quello di prima, rispetto anche ai manuali diagnostici, per almeno 2 settimane un cambiamento significativo di almeno una serie di sintomi, lì dobbiamo curarlo. Ma alle volte è molto semplice. Ricordo tanti anni fa, ero appena diventato primario, nel 94, ero stato per un corso alla USLA a Los Angeles e c'era il famoso professor Lieberman. Altri miei colleghi italiani alzano la mano e dicono: ma professore, alla luce della sua grande esperienza, come fa lei a fare diagnosi di depressione? Che scala usa? Usa la scala di Montgomery piuttosto che Asberg, piuttosto che Hamilton? Piuttosto che... Lui mi ricordo sorridendo disse: ma no, io gli chiedo, ma scusami, ti senti triste?
E da quanto tempo? Se mi dice che è triste per un certo periodo, non c'è dubbio che debba essere aiutato. Ricordo questa risposta sempre semplice e disarmante, con questo bel sorriso, ma me la ricorderò sempre. Allora, andando un po' per ordine, abbiamo detto che colpisce, la depressione colpisce una fetta importante della popolazione. In Italia i numeri parlano da sé, quindi sicuramente numeri importanti, è così dottore, e anche in altri paesi d'Europa. Io le chiedo, ci sono zone con più a rischio, usiamo questo termine, zone meno, se sì, perché? C'è realmente una motivazione per cui possiamo vedere, valutare numeri completamente diversi da paese a paese? Certo, sicuramente i paesi del nord Europa, la depressione è ancora più grave che nei paesi latini. Lo si nota anche dall'atteggiamento comportamentale di queste persone, molto disinvolti, con una gestualità molto ricca, le persone del sud molto più compassati, molto più distaccati gli svedesi. Pensavo a proposito, per esempio, del mancato lockdown degli svedesi, che forse non è difficile, un distanziamento sociale per uno svedese è un po' difficile pensare a un distanziamento sociale per uno spagnolo, cioè sono persone che hanno una gestualità e una motricità estremamente diversa. Questo da dove nasce? Molto dalla luce. Da molti anni sappiamo, per esempio, quanto sia importante la luce per avere una buona risposta sul tono dell'umore. Usiamo da molto tempo come coadiuvante nelle terapie psichiatriche anche la cosiddetta light therapy. Provate a pensare cosa vuol dire, per esempio, nei paesi scandinavi in cui la maggior parte della giornata vivi sottoterra per riuscire a risparmiare sul riscaldamento, su queste cose, in cui la luce, se è solo luce artificiale, la luce la vedi pochissimo, e questo influisce tantissimo, sicuramente tantissimo. Poi ci sono sempre anche aspetti genetici. All'interno, per esempio, dei nostri paesi, ho sempre lavorato in provincia di Brescia, ci sono alcuni paesi in cui il suicidio è molto più alto rispetto che altri. Se vai a vedere, più che la depressione monopolare, intendo dire solo una persona che soffre solo di episodi depressivi, sono persone che alternano fasi depressive ad altre miste di eccitazione o anche solo di eccitazione. E ci sono alcuni paesi, per esempio, della provincia di Brescia, in cui mi viene in mente, non so, le Pertiche. Pertica Alta, un cognome solo fa mezzo paese. Un tempo chi viveva a Livemmo, fino a 50 anni fa, molte volte non andava neanche a Vestone, ecco, per cui si sposava con le persone vicine. Vi ricorderete di quando c'è stata quella televisiva sul tempo dei giovani, quelle parti che erano andate a pare fosse Enzo Tortora, no? A parlare di queste cose. Ma voglio dire, non so, Bagolino, il numero di suicidi di quelle parti sono molto elevate. Adesso anche Bagolino è cambiato, è stata una zona di villeggiatura, ma 50 anni fa non era così. E la patologia mentale, parlavamo di aspetti genetici, quando la consanguinità è alta diventa un problema grosso. Ecco. C'è chi definisce la depressione anche la malattia del benessere, quindi dando forse anche la colpa, mi passi il termine, a una situazione, benessere forse non è la parola più indicata, però del tutto e subito abbiamo tutto, mentre magari nei paesi in via di sviluppo di depressione non se ne parla. Mi viene da pensare che non se ne parla perché i problemi sono molti altri. Ma lei come legge questa riflessione? Cioè, perché secondo lei c'è un aumento in alcuni paesi? Per alcuni aspetti l'ha già detto, ma può influire anche il fatto che in altri paesi ci sia la rincorsa a riuscire a sopravvivere e in altri no? Io non credo che ci sia questo rapporto, credo piuttosto che ci siano nel mondo d'oggi, nel mondo occidentale, cioè, tutti i nostri figli devono essere sempre al massimo, dovrebbero essere onorati, trovare, cioè,
un tempo la persona che aveva difficoltà si trovava spazio per lui e nei paesi più poveri si trova. Ricordo di aver visto 45 anni, 40 anni fa, una persona che aveva vissuto tutta la vita in una stalla, non tanto da qui a Prevalle, non ero mai uscito da quella stalla, non ha mai fatto niente oltre che pulire i suoi animali, dormiva su quel pagliarizzo e nessuno si è mai preoccupato più di tanto di questo. Questo è un caso eccezionale, diamoci, però oggi non succederebbe più. E me l'hanno fatto vedere semplicemente perché a morti i genitori si devono fare le divisioni, il notaio non voleva accettare la firma di questa persona che arrivava vestito in quel modo lì, per cui me l'hanno fatto vedere, l'ho conosciuto che aveva già 50 anni, e poi è stato anche meglio con una cura farmacologica, con un trattamento adeguato. Nelle famiglie contadine c'era spazio per una persona che non ce la faceva, che aveva difficoltà, si trovava uno spazio, famiglie che comprendevano decine di persone. Oggigiorno questo spazio per chi non ce la fa non c'è più, per cui lo vedi subito, ecco. Ci sono anche maggiori conoscenze, ci sono anche più psichiatri, più psicoterapeuti, più addetti ai lavori, per cui è più facile riconoscerlo. Nei paesi, diciamo così, in via di sviluppo, che ci siano psichiatri, non dimentichiamo che in Somalia fino a pochi anni fa li incatenavano le persone con problemi mentali, cioè non andiamo molto lontano, sto parlando di 15-20 anni fa, ecco, quindi mondi diversi. Lei mi ha citato tra le cause la familiarità. Ci sono anche altre cause? Allora, è evidente che la familiarità è importantissima, nel senso che ti trovi predisposto, se come tutte le altre malattie, dobbiamo pensare che il cervello, il primo a dirlo è un italiano, un calabrese della Magna Grecia, Alcmeone, 6 secoli prima di Cristo, è il primo a aver detto che il cervello non era una spugna come si pensava, ma era un organo importante. Ecco. Per tanti anni, specialmente, devo dire, specialmente negli ultimi 60 anni, 80 anni, si è dato meno peso all'aspetto organico dei problemi mentali, si è distaccato un po' la psichiatria dalla neurologia, come invece era sempre stata legata, e si è cercato di trovare delle cause esterne. Cause ci sono, eventi traumatici è chiaro che possono destabilizzare una persona. Se per questa persona è già più fragile, è ancora più facile che si stabilizzi. Però è chiaro che gli eventi esterni, gli eventi stressanti, sono importantissimi e che hanno una valenza patologica maggiore se trovo un terreno già in qualche modo, non dico minato, ma in qualche modo predisposto. Diverse forme di depressione. Ce ne sono? Quali sono? Penso anche alla depressione postpartum. Certo. Quali sono, dottore? Che tipo di... Sì, prego. Le depressioni sostanzialmente, allora innanzitutto le dividiamo in forme lievi, moderate e gravi. Le forme lievi, tutte le depressioni possono avere un'evoluzione spontanea. Peccato che le forme gravi hanno nel corso della vita un 25% di rischio suicidio. Quindi è difficile avere il coraggio di non trattarle e nel momento in cui sa che ci sono. Le forme lievi non arrivi certo al suicidio, per cui voglio dire, se una persona decide di non curarsi, francamente io mica mi scandalizzo se la persona non vuole. Gli spiego che può avere vantaggio anche da un trattamento psicoterapico, per esempio. A parte questa suddivisione in lievi, moderate e gravi, quelle gravi è chiaro che hanno bisogno assolutamente di trattamento, quelle moderate anche. Quelli possono anche, si può anche aspettare la risoluzione spontanea. Al di là di questo, una importante suddivisione è fra le forme inibite, persone che sono sempre state normalissime, vivaci, hanno fatto la loro vita, improvvisamente o quasi improvvisamente, nel giro di poco tempo, cambiano, non escono di casa, non hanno più voglia di vivere, calano di peso, sono persone che calano di peso 10, 15, 20 kg in 6 mesi, per dire, ecco, è difficile non vederli, ecco, con queste aree spaventate. Queste persone chiaramente sono forme inibite di depressione. Ci sono altre forme di depressione invece che sono forme agitate e sono quelle più pericolose dal punto di vista del suicidio perché hanno dentro una grande rabbia, una grande inquietudine, non ce la fanno tollerare lo stato che non si riconoscono, stanno veramente male. Da lì arrivano a pensare, non raramente, si parla del 25% dei casi nel corso della vita,
arrivano a pensare al suicidio come una liberazione, come l'unica via d'uscita per uscire da questa situazione intollerabile. Questo crea qualche problema nei psichiatri, perché i manuali diagnostici sono abbastanza... non aiuta molto, nel senso che la chiamo depressione maggiore, sia che uno non si alzi dal letto, non si muova, sia che sia agitatissimo e a questo punto vuole morire, riesce a fare fatica a tenerlo fermo. E chiaramente i trattamenti medici cambiano molto, perché non puoi pensare di trattare nello stesso modo una persona che non si muove dal letto e quell'altra che non riesce a tenerlo fermo perché vuole andare a morire. Sono due cose molto diverse. Quindi senza trascurare anche il fatto che mentre una volta pensavamo che le depressioni, solo depressioni, cosiddette forme monopolari, quindi solo il polo depressivo, fossero la stragrande maggioranza disturbi d'umore, stiamo rivalutando gli antichi psichiatri, ancora quelli della Magna Grecia, per arrivare poi anche più recentemente ai francesi dell'Ottocento, e più vicini a noi, Kraepelin in Italia, Kukopoulos e altri, che ci hanno fatto presente di come difficilmente una depressione sia solo bipolare, ma molte volte queste persone hanno anche delle fasi in cui sono molto su, che sono molto difficili da riconoscere, perché quando uno è su, si sente pieno di vita, voglia di fare, instancabile, ha bisogno di dormire poco, e a questo punto queste persone difficilmente vanno a farsi aiutare, perché pensano di stare veramente bene e di aver risolto il loro problema. Cosa si intende? Allora, innanzitutto incominciamo a dire che prima del parto c'è la gravidanza, e nella gravidanza nel mondo il cosiddetto blues delle donne, circa il 70% delle donne provano comunque durante la gravidanza dei sentimenti depressivi, è molto comune, non per forza sono gravi, ecco. Depressione postpartum forse è un termine inadatto, nel senso che, cioè termine scientificissimo, lei non ha sbagliato, è giustissimo, correttissimo, lo trovo su manuali diagnostici, ma in realtà non sono depressioni, sono cosiddetti stati misti, perché le persone che hanno una, fra virgolette, depressione postpartum, che in genere è grave, sono molto agitate, hanno senso di colpa, pensano di non essere in grado di allevare i loro bambini, di non essere all'altezza, sono... anche hanno un certo pericolo rispetto alla gestione dei bambini, quindi mai lasciarle sole con il bambino in una situazione del genere. E sono, non dico frequentissime, ma le vediamo. Purtroppo su questo gioca anche un fattore, una certa ignoranza, nel senso che voglio dire, c'è ancora chi pensa, anche devo dire all'interno della classe medica, che un trattamento medico di una donna in gravidanza non sia da fare, e quanto di più sbagliato si possa fare, perché voglio dire, ci sono dei farmaci che sono ben tollerati in gravidanza, ci sono delle terapie non farmacologiche adattissime al trattamento di una depressione in gravidanza, ci sono donne che già prima erano depresse e affrontando la gravidanza lo diventano di più, cioè non trattare queste persone vuol dire metterle a rischio grave nel postpartum, con tutto quello che vuol dire, e purtroppo questo ancora succede, c'è ancora una scarsa conoscenza di questo problema. Rapporto con gli altri, una persona depressa fatica a farsi capire, cioè è difficile che le persone accanto a lei o accanto a lui la riescano a capire e la riescano a sostenere. Non è facile e le chiedo anzi come è possibile aiutare una persona che soffre di depressione. E soprattutto le chiedo anche qual è l'approccio migliore. Ecco, sono radici profonde. Allora, dico non per discolparmi, ma io sono cattolico, praticante cattolico, però la Chiesa cattolica in questo ha sbagliato moltissimo. Ha sbagliato moltissimo, per esempio, sento ancora i miei amici sacerdoti che durante la predica dicono che la depressione c'è e i problemi mentali ci sono perché non si prega abbastanza, perché non si ha fede. Cioè, una follia, serve come dire io... o vive l'infarto perché non ha parlato abbastanza, ma cioè il nostro cervello è fatto da 87-88 miliardi di cellule nervose, ha voglia di pregare, insomma, ecco. Mi chiedo che differenza ci sia fra l'organo da qui in su, e invece per tanti anni si è detto che da qui in su lo spirito, da qui giù il corpo. Per cui se c'è qualcosa da qui in su c'è sempre una causa esterna, non vai d'accordo con la moglie, non vai d'accordo con uno, non vai d'accordo con l'altro, devi tornare sul lavoro, devi cambiare casa,
ma senza pensare che è la malattia più vecchia del mondo, cioè la depressione è la malattia più vecchia del mondo. Dicevo, descritta 600, 6 secoli prima di Cristo, 600 anni prima di Cristo. Quindi è proprio anche non capita, dottora, perché abbiamo fatto anche, prima le ho fatto degli esempi di tipiche frasi che si sentono dire, e lei giustamente ha detto, sentirsi dire quando si soffre una frase di questo tipo ti dà, devastante. Diciamo, devastante. È distruttivo e devastante. Così come tante considerazioni sulla depressione, e quindi forse la vera fatica è esattamente anche questo, prenderla come una vera e propria patologia e quindi assistere una persona cara che, avendo la depressione, ha una vera e propria patologia. Noi da anni facciamo corsi di psicoeducazione per i pazienti e a fianco anche per i familiari, per far capire loro che è una malattia. Quali sono i segni per poter riconoscere l'esordio, di quando bisogna rivolgersi al medico o allo psicoterapeuta per essere aiutati. Questo è fondamentale. Calcolate che per tanti anni, tornando al discorso mondo cattolico, il suicida non aveva possibilità di entrare nel cimitero, andava sepolto fuori, cioè una violenza incredibile rispetto a questo nei confronti non solo di quel poveraccio che aveva desiderato morire, ma nei confronti dei familiari che si trovavano disperati per la morte del loro caro in quel modo lì e dovevano probabilmente per generazioni patire su quello che avevano subito rispetto a questa cosa qui, cioè cose inaudite. Purtroppo sono successe, sono accadute e piano piano dobbiamo rendersi conto che erano malattie come le altre, cioè lo stesso affetto, la stessa tenerezza. Mi capitava di vedere un mio carissimo amico che purtroppo ha diagnosticato la SLA, che non stava bene, una felicità quando ho visto che si è ripreso da una crisi, cioè tutta la tenerezza che proviamo verso una persona che ha una malattia fisica, caspita, come facciamo a provare una persona che ha una delle malattie più brutte del mondo, arriva a voler morire, è lì che è calato 15 kg di peso, non vuol vivere, e come facciamo a dirgli devi farcela tu? Cioè è una cosa di una... non dico che è stupida, semplicemente è una cosa ignorante, nel senso che ignoriamo che sono malattie, che è una malattia come l'altra, il nostro cervello è un organo che si ammala come gli altri, questo dobbiamo impararlo. Prima di arrivare alle cure, che poi ce le illustrerà, le chiedo dei suggerimenti specifici. Quando dobbiamo capire che bisogna intervenire, bisogna aiutare il proprio caro piuttosto che un amico, un familiare, e in che modo accompagnarlo in un percorso o invitarlo ad andare da uno specialista, dallo psichiatra, perché anche questo credo sia un passo molto difficile, perché l'approccio con lo psichiatra e con la psichiatria non sempre così immediato e semplice. Giustamente, come ha detto lei, la conoscenza gioca un ruolo importantissimo. Aver meno conoscenza fa un pochino, rende questo compito ancora più difficile, come anche lo stesso compito di andare da uno psichiatra e chiedere aiuto ad uno psichiatra. A volte non è ancora così semplice e immediato. Anche capire la figura dello psichiatra come medico, appunto come diceva giustamente lei, un infarto vado dal cardiologo, la depressione vado dallo psichiatra, eppure non è così immediata questa relazione. Sì, sorridevo perché ricordo tanti anni fa, nel lontano 1978, quando decisi di seguire una psichiatria, ricordo questa immagine, io davanti al condominio dove abitavo, mio padre che mi dice, ma davvero vuoi fare lo psichiatra? L'ennesima delusione mi dai, ma proprio il medico di matti devi fare, non puoi fare qualcosa di diverso. O mia zia che è mancata qualche anno fa, una persona buonissima, un insegnante di biologia, una persona quindi colta, ha scritto anche un libro, ha insegnato a Roma alcuni anni, che però non riusciva a dire che ero psichiatra, ma mi presentava come un neurologo, perché insomma c'era sempre questo. Ma per tanti anni tante persone hanno preferito andare dal neurologo e si vergognavano di andare dallo psichiatra. È vero che per tanti anni il neurologo e il psichiatra erano le stesse figure professionali fino a 1977-78. La cosa sono cambiate soprattutto attraverso i pazienti stessi. La maggior parte dei miei clienti, che vedo quotidianamente tanti, provengono anche inviati da colleghi, ma la maggior parte c'è il passaparola degli amici, vicini di casa, conoscenti, che sono stati bene,
che vedono quella persona che sta soffrendo come hanno sofferto loro in quel momento, che si ricordano di come stavano, dicono guardati, ti dico io cosa devi fare. Sono cambiate le cose. E poi devo dire che anche la struttura pubblica sta facendo tantissimo. Io ho lavorato nella struttura pubblica, un'unità operativa 23 di Montichiari e Brescia fino a 2 anni fa come responsabile, e i miei colleghi sono stati straordinari nel fare i lavori nelle scuole, nei quartieri, cioè di fare informazioni, veramente tantissimo per riuscire a far capire di come sia possibile arrivare alla cosiddetta recovery, a un cambiamento positivo, a una guarigione di questa patologia. Mi ha fatto molto. Devo dire che il pregiudizio nei confronti dei psichiatri, secondo me, adesso è di pochi. Quindi anche diciamo l'aiuto, tornando al suggerimento che possiamo dare ai familiari o a chi ci vuole bene, qual è quel campanello d'allarme che ci deve far spaventare? Dovrei fare un discorso secondo l'età, ecco, l'età per esempio... Benissimo anche questo appunto sull'età, perché ovviamente immagino che l'età dai 10-12 anni fino ai 20 sia un'età anche complicata da questo punto di vista, magari anche all'interno di questa fascia d'età ci sono altre sfumature diverse, però proprio volevo arrivare anche lì. Ecco, soprattutto sto pensando ai ragazzi di 16-17 anni, ragazzi che sono sempre andati bene a scuola, che non hanno mai avuto problemi sul piano sociale, che hanno buona qualità di socializzazione, hanno i loro amici, che improvvisamente vanno male a scuola, non ottengono buoni risultati, delusione entro l'altra. Ecco, se una persona viene bocciata al primo anno superiori, può darsi che abbia sbagliato la scelta della scuola. Può succedere, una scuola troppo impegnativa rispetto alle sue possibilità. Ma quando una persona che è sembrato bene viene bocciata in terza o quarta, è quasi sempre un episodio depressivo. E purtroppo ancora oggi viene totalmente sottovalutato e si va a cercare le motivazioni relazionali, quando molto spesso la persona semplicemente andrebbe curata. E di ragazzi di questo tipo ne ho visti tantissimi. Abbiamo organizzato un corso, un progetto regionale di riconoscimento precoce di ragazzi con questi due problemi molti anni fa a Brescia, una 15 anni fa, con ottimi risultati, ed è molto importante. E per il resto, per le altre varie età, ripeto, è proprio il vedere un cambiamento che ti colpisce. È difficile che un familiare o il medico di famiglia non si renda conto che è davanti un'altra persona, che questa persona è profondamente cambiata, che non ha più il sorriso, che ha la testa bassa, che ha il sorriso triste, che si, qualche volta, quando ha ancora la forza di farlo, si emoziona facilmente, qualche volta non ha più neanche la forza di emozionarsi. E è difficile che non lo vedi, piuttosto che se non ha la capacità di esprimere questo suo dolore a parole, lo vedi che è molto calato di peso, che parla molto poco, molto più lentamente di prima, un tono della voce più basso. Cioè, queste cose devono far pensare. Per il familiare è un po' diverso, nel senso che il familiare si sente in colpa, ha paura di aver sbagliato lui, qualche volta si vergogna anche di avere un figlio che può aver bisogno di essere aiutato da uno psichiatra. E lì questo al medico non succede, il medico ha più capacità di capire. Ecco. Abbiamo lavorato molto anche con le scuole, perché questa capacità di riconoscimento per poter trasmettere agli insegnanti. E credo che sia stato molto utile anche questo. Come abbiamo fatto anche riunioni con i familiari di ragazzi in cui ci dicevano gli insegnanti che avevano difficoltà, e riunirli e parlare insieme di difficoltà in modo da capire quanto potesse davvero un problema da curare, quanto invece semplicemente un problema da dare un supporto anche non medico. Ci sono dei farmaci che possono influire sulla depressione, farmaci di vario genere, parlo pure, a volte si legge nelle indicazioni, può provocare cambi di umore piuttosto che depressioni, cosa ne pensa? La ringrazio tantissimo la domanda, è una delle cose che mi affascina di più. Tutti pensano che, voglio dire, allora, tutti noi possiamo diventare depressi, a maggior ragione se prendiamo certi farmaci. Certi farmaci influiscono, sino negativamente, a maggior ragione e in misura maggiore se noi siamo predisposti a poter avere una caduta di questo tipo. Quindi se abbiamo avuto il nonno
che sta poco bene, la mamma sta poco bene, e ci prendiamo il cortisone per esempio è un farmaco importantissimo, lo sto prendendo, mi sto inoculare, devo prenderlo, però la prima volta che l'ho preso non riuscivo a dormire la notte, sono diventato molto più irritabile e nervoso, cioè, sono farmaci molto attivi sul sistema nervoso centrale, ma mica solo quello. Ci sono farmaci che vengono assolutamente sottovalutati, per esempio un farmaco che adesso si usa meno, ma è stato utilizzato tantissimo per le vertigini, per la cefalea, la funularizzina, che provoca delle gravissime depressioni, e depressioni anche a rischio suicidio, perché? Perché depletano dopamina, dopamina è un mediatore chimico importantissimo per noi uomini essere viventi, per cui la depletazione di dopamina è drammatica, ma molte volte a me capita di vedere otorino, neurologi che ci pensano e danno per la cefalea questa funarizina senza sapere che magari questa persona soffre di depressione, per esempio, per dirne una. Ma poi so tutti i farmaci antiretrovirali. Io ho imparato, perché chiaramente non sono l'enciclopedia tra i cani, insomma, una cosa bellissima di una mia età che ha possibilità di utilizzare il computer, tutta volta che mi arriva un paziente che prende determinati farmaci, la prima cosa che vado a vedere e faccio quello che suggerisce lei in modo molto intelligente, la ringrazio ancora, di andare a cercarmi quanto può provocare depressione quel farmaco, e ce ne sono tantissimi, veramente tantissimi, anche farmaci che non immagini neanche, molto, molto comuni, cortisone forse è quello di più di tutti, ma tantissimi altri. Ecco, non sottovalutare quindi questo aspetto. Assolutamente. Passiamo alle cure, dottore. Alcune volte la risoluzione, diciamo, è spontanea, si riesce a superare questo momento difficile, altre volte no. E allora si deve ricorrere allo psichiatra, alle cure che lo psichiatra consiglia. Quindi le chiedo di illustrarmi quali sono le possibili cure. Ce ne sono diverse e con profili anche differenti. Le prime terapie antidepressive per la psichiatria nascono negli anni 50, sempre con serendipiti, come si dice adesso di moda a dire serendipiti, cioè in modo del tutto casuale, si cercava un farmaco antitubercolare, per fortuna nei nostri malati depressi, allora molti pazienti che avevano tubercolosi, chiusi nei sanatori, soffrivano anche di depressione, non sono stati meglio sui tubercolosi, ma sono stati molto bene come controllo d'umore. Nasce il primo antidepressivo della storia. Il secondo antidepressivo, l'imipramina e i cosiddetti triciclici, anche lì per caso, si sta cercando un sedativo, non erano più calmi, ma tutti molto più vivaci, e da lì sono nati, da tutto casualmente, sono nati le due classi di antidepressivi importanti. Strada facendo, fino agli anni 80, sono nati una serie di farmaci, gli ultimi cosiddetti serotoninergici, è nato qualcosa di interessante negli ultimi anni, ma comunque non di rivoluzionario, ma comunque sicuramente interessante, la valtiroxetina. Nuovissimi, per adesso, nuovissimi farmaci antidepressivi molto efficaci non ci sono, si stanno riscoprendo vecchi farmaci, per esempio è stata riproposta la nortritilina, che è stata un grande farmaco, che è stato abbandonato 10 anni fa e è stata riproposta adesso, perché non ci sono finanziamenti e si cerca quel che di buono c'era e si cerca di fare quel che si può. Presto uscirà l'eschetamina, che dà buone risposte, ma soprattutto sull'immediato, nel riuscire a portare fuori proprio il primo momento, a non far sentire il momento depressivo, chiaramente poi va seguito con un trattamento adeguato, non solo con l'eschetamina, ma con altri farmaci, con eventualmente il trattamento psicoterapico, però anche quella è una speranza, e ormai è abbastanza molto avanti la sperimentazione e penso che uscirà in commercio nel giro di poco tempo. Tutti questi farmaci hanno un'efficacia importante, ti garantisco un miglioramento attorno al 70%, 70-75% dei casi trattati. Sulla remissione di malattia, che vuol dire non avere più sintomi depressivi al termine del trattamento, che in genere è molto prolungato, si tratta di almeno un anno dalla scomparsa dei sintomi, se no addirittura 2 anni, e nel caso del secondo episodio 5 anni, o addirittura il mantenimento, se possibile, qualora il paziente possa prendere un antidepressivo, perché se ha sbalzi di umore verso l'alto è un po' difficile che possa prendere un antidepressivo, dove gli vanno somministrati con molta cautela, moltissima cautela. E i miglioramenti stabili e importanti molte volte non vanno oltre il 50%, quindi
una risposta buona, ma non è trattante, con diversi effetti collaterali, non clamorosi, ma ci sono. Altre modi di curare la depressione, dottore? Sì, allora, sicuramente la psicoterapia, che in Italia comunque è diffusa, alcuni tipi di psicoterapia, in particolare la cognitivo-comportamentale interpersonale, sono molto date nelle forme depressive, sicuramente anche da solo nelle forme lievi, complementari al trattamento farmacologico anche nelle forme moderate e gravi, sono molto importanti. A noi è capitato, quando lavoravamo molto chiari, usavamo una tecnica così poco di moda in Italia, che si è nata in Italia, è molto efficace nelle forme gravissime, che è la terapia elettroconvulsivante. Molte volte facciamo seguire il trattamento con un trattamento psicologico cognitivo-comportamentale con ottimi risultati, per dire questo. Ecco, nel mondo il discorso è abbastanza diverso dall'Italia. Faccio solo un esempio. La stimolazione magnetica transcranica, che è molto efficace, nasce negli anni 70 con Barker in Inghilterra. Sì, è stata poi approvata con una serie di modificazioni successive da Tenet Administration nel lontano 2008. Sempre più affinata, funziona andando a stimolare magneticamente, quindi non elettricamente, quindi praticamente senza effetti collaterali significativi, prevalentemente la corteccia dorso fronto laterale prefrontale sinistra, questo nei soggetti di estrema, al contrario nei pazienti mancini. È una terapia molto efficace, specialmente quella che tra l'altro noi stiamo utilizzando qua a Brescia da 2 anni e mezzo, che usiamo quella profonda. Quella profonda è una variante studiata per primi dal gruppo israeliano, che permette di andare a stimolare, non come la stimolazione magnetica consueta a 1,5 cm circa di profondità, ma addirittura arriva fino a 6 cm di profondità. La terapia molto interessante, efficace nell'85% dei casi, con una serie di vantaggi che, se vogliamo, dopo chiariamo. Allora le chiedo, appunto, parliamo di questo, le chiedo quando viene consigliata, vantaggi, le chiedo anche svantaggi se ci sono, quindi pro e contro, diciamo, e in che modo viene fatta. Quindi so che non è invasiva e perché non è invasiva. Quindi se riesce, se ha voglia di descriverci proprio come funziona e a chi la consigliate. Con piacere. Allora, non è invasiva appunto perché rispetto alla terapia elettroconvulsivante, cosiddetto elettroshock, che provoca, per funzionare deve provocare una crisi epilettica, per cui deve farla in ospedale, in sala operatoria, un paziente sedato, con l'anestesista presente, questo dà qualche problema, non raramente transitorio, generalmente, di memoria dei fatti recenti. Non è invasiva come un'altra terapia efficacissima, ma che ancora non è approvata nel trattamento della depressione, anche se è sicuramente efficace, studi sono tanti, che la stimolazione profonda, neurochirurgica, si introduce un nughetto in anestesia locale, finché vedi che il paziente, mi ricordo questa mia paziente che in diretta il collega Mauro Porta da Milano mi faceva sentire durante l'intervento questa persona che mi parlava di volersi uccidere fino all'istante prima, anzi al punto si è messa a sorridere, a ridere. È una terapia che si è usata tantissimo, si usa tantissimo nel Parkinson, perché va a stimolare alcune aree precise. Questa invece magnetica non è assolutamente invasiva, non c'è nessun elettrodo che si inserisce, non c'è nessuna crisi epilettica, è una stimolazione magnetica superficiale, che va però a stimolare, a creare perpendicolarmente allo scalpo, a contatto con la corteccia cerebrale, un campo elettrico dove vogliamo noi, per cui a seconda del tipo di patologia, che sia la depressione, che vogliamo inibire se è una depressione agitata, vogliamo stimolare se è una depressione con rallentamento, con inibizione psicomotoria, possiamo inibire a un Hertz, possiamo stimolare di sotto Hertz, possiamo stimolare con uno strumento che abbiamo a teta bassa, ancora di più, addirittura 40 Hz, quindi possiamo davvero fare delle scelte di aree cerebrali che giustamente sappiamo dove andare a stimolare
o a inibire a seconda del tipo di patologia e a seconda del tipo di depressione. Effetti collaterali sono controindicazioni prima. Controindicazioni sono che la persona soffre di epilessia. Noi andiamo a creare un campo elettrico profondo, non siamo in ospedale, siamo in un poliambulatorio, per cui non vogliamo andare a creare una crisi epilettica. Per cui escludiamo le persone che soffrono di epilessia o che sono a rischio di epilessia. Altre controindicazioni assolute sono molto rare, la presenza di un pacemaker, la presenza di clips metalliche dopo un intervento di aneurisma cerebrale, ma insomma sono abbastanza rare perché chiaramente scaldandolo non sarebbe proprio il caso. Può esserci un minimo di cefalea durante il trattamento, anche se la terapia è approvata anche per quanto riguarda, indicata anche per quanto riguarda l'emicrania. Un certo movimento vermicolare dei muscoli della guancia, perché si vanno a stimolare l'area motoria, per cui si muovono i muscoli della guancia intanto che viene stimolato. Stimolazione dura 20 minuti. Cosa vai a stimolare? La prima cosa che fai quando arriva una persona... E come, dottore, bravo, mi scusi, lei. Come si stimola? Certo. Quindi cosa applicate? Allora, la macchina è grosso modo quella che utilizziamo, la stessa che utilizziamo per la risonanza magnetica. Non è collegata però al tubo, perché non è un processo diagnostico, ma è un processo di terapeutico di stimolazione. Nel nostro caso la stimolazione profonda è collegata a un helmet, li chiamano gli israeliani inglesi, a un casco molto sofisticato, anzi a una serie di caschi molto sofisticati, solo il casco costa 55.000 euro per dare l'idea di quanto è sofisticata la macchina, e a seconda del casco stimoli un'area piuttosto che altra del cervello. Però quando stimoli dal punto di vista magnetico, quanto stimoli e cosa stimoli, dove stimoli? Allora, la prima cosa che noi facciamo, mettiamo un sottocasco di stoffa, tipo quelli dei sottocaschi delle moto, centimetrato, andiamo a stimolare questa parte che corrisponde grosso modo appunto famosa corteccia dorso fronto laterale prefrontale sinistra, finché vediamo che a seconda che sia per depressione o per qualcos'altro, che si muove la mano destra da solo nel destrimane, o il piede sinistro se andiamo a stimolare parti posteriori. A questo punto vuol dire che noi siamo esattamente sull'area motoria. Siamo sull'area motoria, a questo punto ottimizziamo la stimolazione, spostando un centimetro avanti e indietro, riducendo l'intensità finché la mano o il piede si ferma completamente. Lì abbiamo raggiunto e trovato la soglia motoria. Le volte successive, che saranno 20 nel trattamento in acuto, 20 giorni consecutivi tranne sabato e domenica, noi andremo a stimolare sempre quell'area lì, sempre nello stesso modo, per 20 minuti consecutivi. Quindi sono 20 minuti e ha detto, mi scusi, le sedute variano in base al paziente? Oppure c'è un... No, il tipo di trattamento varia. Il tipo di trattamento varia e... Scusi, magari l'ha detto, no. E chiedo scusa se magari non ho capito in maniera corretta. Esiste un numero di sedute? Certo. Allora, il numero prefissato di sedute per il trattamento delle pressioni è di 20. Se poi nel corso del trattamento il paziente lo rivaluto, lo rivedo in genere dopo 15 trattamenti, lo rivedo alla fine del trattamento, qualora i risultati siano buoni ma non si sia arrivati ancora a una remissione, a questo punto si propone al paziente un trattamento di mantenimento due volte a settimana fino a un massimo di 3 mesi. Quindi in base alla reazione del paziente, in base alla problematica, si pensa ad un programma specifico da qualsiasi punto di vista. Assolutamente. Complementare alle cure mediche oppure alla terapia farmacologica oppure può addirittura essere cosa a sé? Quindi possiamo evitare poi la terapia farmacologica? Certo, allora la maggior parte delle persone che vengono da noi hanno già in corso una terapia farmacologica, viene valutata prima dell'inizio del trattamento, viene valutata e qualche volta viene, dal mio punto di vista, utilizzata. Generalmente la terapia farmacologica già alla fine del trattamento viene ridotta,
qualche volta, spesse volte anche addirittura dimezzata alla fine dei 20 trattamenti. Ci sono però pazienti che vengono naive, cioè che non sono mai stati trattati con farmaci, ne hanno sentito parlare, hanno letto letteratura, su internet, non ho detto, ma è importante dirlo, che le linee guida internazionali, per esempio il CanMed canadese, che so fare più note, pongono la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva come la terapia più efficace e più sicura nella terapia della forma depressiva. Negli Stati Uniti, dopo un trattamento che non ha funzionato o che ha avuto effetti collaterali con i farmaci, le assicurazioni ti pagano un trattamento con la stimolazione magnetica. Ecco. No, altri pazienti sono stati trattati in passato con farmaci e non vogliono ripetere l'esperienza, perché c'è chi con alcuni farmaci hanno messo su 20 kg, ci sono altri che hanno dovuto proseguire il farmaco per un anno o due, ma non avevano più stimoli sessuali, erano diventati totalmente incapaci di avere un qualsiasi rapporto sessuale, sia uomini che donne. In questo caso si dicono, sì, ho capito che costa male, però ho letto che se così subito a curarmi non voglio ripetere quell'esperienza perché non è il caso, ecco. E sono alcune persone che non possono prendere farmaci antidepressivi, perché le loro forme depressive sono forme bipolari, per cui con l'antidepressivo vanno su di giri, quando vanno su di giri devi sedarli, quando li sedi torna in depressione, per cui una fisarmonica completa che cronicizza il paziente e fa solo ammarare. Allora, invece, questi pazienti, una volta identificati come pazienti presumibilmente bipolari, non somministrano terapia farmacologica, ma come chi mi ascolta conosce queste cose, perché sono tantissime persone che hanno avuto queste esperienze, assumono una terapia stabilizzante per cercare di arrivare a una normalizzazione, ma riescono a evitare di prendere antidepressivi, ma stanno bene anche senza antidepressivi, il che è un bel risultato. Lavoro e depressione, dottore? È una delle cause di assenza del lavoro in assoluto più frequenti, la depressione, ecco. La persona... Che abbiamo parlato dei rapporti familiari, abbiamo parlato dei rapporti con gli amici, nel senso che a volte si tende a chiudersi in se stessi, però il lavoro è un aspetto molto importante. E quindi come gestire questa situazione? Beh, tenga conto che quando una persona viene da me in fase depressiva, io stesso suggerisco al medico di famiglia un mese cosiddetto di riposo e cure, nel senso che prima di un mese, se tutto va bene, la persona non può avere un miglioramento. Cioè, i nostri farmaci antidepressivi hanno un tempo di latenza piuttosto abbastanza lungo, per cui se va bene almeno un mese, per cui pensare di andare a lavorare pieni di sensi di colpa, di sensazione di incapacità, mi stanno venendo in mente una serie di pazienti che mi mandano un messaggio al giorno dicendo: dottore, non sto bene, cosa faccio, cosa non faccio? Cioè, veramente non ce la fanno proprio, figuriamoci, non ce la fanno a tollerare il passaggio di qualche minuto, figuriamoci stare 8 ore sul lavoro, per loro è impossibile. E per cui sicuramente c'è da dire, siete malati, capito che ti senti in colpa perché non vai al lavoro, ma se avessi una polmonite cosa fai? Ti senti in colpa per la polmonite? Stai a casa e ti curi. Non è una malattia meno importante una depressione grave di una polmonite o di qualcos'altro. E questo fa fatica a entrare nella testa delle persone, nel momento in cui entrerà non ci stupiremo che una persona possa stare a casa un mese, 2 mesi, 3 mesi. Calcoliamo che in Italia, benedetta la legge Basaglia, ha chiuso i manicomi, però ci ha privato per tanti anni, adesso non è più così, però ci ha privato per tanti anni la possibilità di ospedalizzare i nostri pazienti. Ma in tutto il mondo, anche in Europa, la degenza media di una persona con una depressione grave è di 3, 4, 5 mesi. È difficile che una persona in quelle condizioni, vabbè, non sarà ospedalizzata, ma è un po' difficile che possa andare al lavoro. Questo crea altri problemi, perché si trovi con persone che hanno magari pensieri poco belli, anticonservativi, molto spesso da soli a casa, insomma, non è facile, non sono situazioni facili da gestire. Ecco. Il periodo che abbiamo vissuto, il Covid, il lockdown e tutta una serie di eventi e anche, mi passi il termine, il bombardamento mediatico, quanto ha influito sulla nostra testa, sulle persone più fragili e anche sulle persone non fragili?
Beh, sicuramente hanno influito moltissimo perché insomma il mondo è cambiato, cioè sta cambiando il mondo, ecco, non sappiamo anche adesso cosa si aspetterà questo autunno, questi prossimi mesi, per cui sicuramente io ho ripreso a lavorare dopo la mia esperienza personale di malato di Covid, seriamente alla fine di maggio, ho cominciato a fare qualcosa prima, sono dimesso il 24 aprile, ho cominciato a fare qualcosina a fine aprile col telefono e poi mi sono rifacciato il mio ambulatorio alla fine di maggio. Un numero di pazienti impressionante, ecco. E qualcuno è stato meglio. Mi riferisco per esempio alle persone che soffrono molto di ansia, di panico, che hanno difficoltà a uscire. Queste persone sono state a queste persone il lockdown si sono sentite meno in colpa nel fatto di non dover uscire per forza, di poter starsi rifugiati in casa senza doversi giustificare con familiari, amici e questi. Ho visto ragazzi che mi hanno chiesto recentemente una certificazione per la scuola per poter continuare a fare l'insegnamento a distanza, perché sono trattati molto meglio con l'insegnamento a distanza ragazzi con disturbi anche gravi, di panico, di fobia sociale, quindi qualcuno addirittura sta addirittura meglio, ma la maggior parte no, cioè sicuramente insomma quel che abbiamo visto, molti di noi hanno avuto persone care che sono mancate, insomma è stata una situazione sicuramente devastante, come dicevamo prima, diventi stressanti, d'accordo alla genetica, ma quando diventi stressanti sono così bravi, sicuramente hanno un peso importantissimo e vediamo tantissime persone negli ambulatori in questo periodo. E per chi non ha vissuto in prima persona un evento drammatico o la malattia o la perdita, che quindi questo ovviamente ha creato un dispiacere talmente forte che è facile immaginare le conseguenze, ma parlo di persone che hanno assistito da spettatori questi eventi. Quanto ha influito sulla rabbia, sulla paura, sui rapporti, su una serie di emozioni? Beh, allora torniamo a quello che dicevamo prima. Mi viene in mente rabbia e paura perché la paura perché credo che il periodo che abbiamo vissuto ha spaventato veramente tutti, grandi e piccini, e quindi mi viene spontaneo fare una riflessione sulla paura e anche sulla rabbia. Sì, allora, mi è più facile partire dalla paura, mi vengono in mente persone, per esempio, sono tantissime, che soffrono di ansia, quello che noi chiamiamo ansia acuta, quindi panico, che sono ipocondriaci, l'ipocondria è molto frequente, non è così rara, questa paura di ammalarsi. Io ho visto tantissime persone che conosco che mi dicono, ma sì, io probabilmente ho avuto il Covid, perché in realtà, mi sento di parlare, hanno avuto attacchi di ansia, equivocano dalla mancanza d'aria, tipica dei disturbi di panico. Anche perché sentire ogni giorno il telegiornale, le interviste, leggere qualsiasi cosa, perché l'informazione è funzionale se è corretta. Quando invece diventa un bombardamento mediatico è anche difficile gestirla, soprattutto se si ha un po' di paura, giustamente, perché l'abbiamo avuta tutti, quindi. No, sono d'accordo con lei. Non so se gli ho già raccontato quando ci siamo visti la volta precedente, di quando io ero in ospedale e quando una persona carinissima, primaria dell'ospedale dove ero ricoverato, mi disse, guarda, se vuoi ti faccio spostare nel mio reparto, così hai la televisione, te lo guardo. Ti ringrazio, ma guarda, io preferisco non averla, perché per vedere carri militari che caricano i cadaveri, o sacchi, gente in fila dei sacchi, tutti i giorni, questo martellamento, preferisco concentrarmi sul mio stato attuale, cercare di stare sempre meglio, fare quel che posso per stare meglio, ma basta. Cioè, l'informazione secondo me va bene nel misura in cui ti metti in guardia i rischi che corri e non ti fa sottovalutare tutto. Rabbia, non so, mi viene a mettere insieme a una sorta, non so se quello che intende lei, anche di ribellione, negazione del problema. Sono persone che sono quelli, torniamo ai temperamenti di prima, i cosiddetti temperamenti irritabili, si ricorda che dicevamo, come tutti noi abbiamo il nostro temperamento, persone così non tollerano, sono quelli che fanno i cortei contro il lockdown, che si incavano contro i famosi Novax, che non va bene niente, contro tutti. O una fetta importante di persone che magari hanno sofferto, hanno magari avuto grandi difficoltà,
perso il lavoro, situazioni di disagio. Anche queste sono situazioni che... Ah, disperazione, disperazione. Poi è chiaro, sulla disperazione, a seconda come si è fatto, reagisci con rabbia o con disperazione, stato melanconico, depressivo, inibito, a seconda di come si è fatto tu. La stessa cosa, perdita del lavoro, c'è persone che non si riprendono, stanno depresse se non cercano null'altro, e c'è persone che si incavano con la bestia perché la colpa è dello Stato, la colpa di quello, quell'altro e di tutti gli altri. E dipende da come siamo fatti noi, la stessa reazione, le reazioni cambiano secondo lo stesso problema. Certo. Da psichiatra, come gestire questo nuovo inizio? Inizia la scuola, si riprende il lavoro, sono terminate le vacanze, c'è chi è riuscito ad andare in vacanza, quindi chi è tornato e deve riprendere in mano i problemi quotidiani. Parlo anche dell'inizio della scuola, quindi professori, insegnanti, maestre, alunni, famiglie. Come si può gestire questo nuovo inizio? Ovviamente in due parole è molto difficile raccontarlo, però un consiglio. Ma mio è semplicemente un chiarissimo invito alla prudenza, a ricordarci cosa abbiamo subito, cosa abbiamo visto, cercare di non fare quel che possiamo fare per evitare le condizioni per, insomma, sentire ancora che gli stadi 25% quando, di spettatori, quando in Francia abbiamo 10.000 contagi in un giorno, mi sembra una follia, cioè voglio dire, capito, io portare a casa qualche voto in più, però mi sembra una follia, cioè una delle tante. Ma anche le persone, io per esempio ho imparato a lavorare con WhatsApp col Covid e mi trovo benissimo. E i miei pazienti, stamattina ho visitato in questo modo con grande soddisfazione mia, persone che ho conosciuto, due li conoscevo già, una signora Lecce, anzi un signore a Lecce e due persone in Calabria, che stanno bene con trattamenti che ho suggerito, tutte e tre depressi gravi, che hanno avuto ottimi risultati, terapie inviate via mail, cioè insomma, cose molto semplici, persone che ti vengono ancora, no? Dicono, preferiscono venire in studio, con la possibilità che hanno invece di non muoversi da casa, preferiscono fare chilometri, ti vogliono vedere in faccia, si tolgo la mascherina, posso togliere la mascherina? No, gli dico, guardi, sono stato 5 settimane in ospedale ricoverato, non si può togliere la mascherina. Cioè, un'incoscienza terribile. Vuoi togliere la mascherina? Mi fissi una visita al telefono di WhatsApp, che mi vedi in faccia, mi vedi senza mascherina e non rischiamo nemmeno te. Cioè, c'è molta incoscienza. Prudenza, però la gestione anche della paura, dottore, perché anche questo è importante, perché la prudenza... è fondamentale, importantissimo ed è giusto ribadirlo, ma la gestione anche della paura, perché le attività sono ripartite, la scuola è ripartita, i malanni stagionali ci sono, ci saranno, e come gestire questa incertezza, se possiamo dare un consiglio, se ha un suggerimento. Cioè, io penso che la cosa più importante non sia sottovalutare i rischi a cui andiamo incontro, ricordarci di essere prudenti, questo non vuol mica dire essere inermi e fermi, ecco. Mi ha un po' colpito, ma forse perché non ho capito il senso della frase che ha detto il nostro Presidente del Consiglio al Parlamento Europeo, quando non ho capito, quando diceva che il Covid può essere un'opportunità, francamente non l'ho capita. Spero che non lo dica per il fatto che adesso ci sono meno malati in Italia che in Francia, in Germania, in Inghilterra, spero non sia per quello, che la mette solo sull'economico. Sì, potrebbe essere, però ecco, spero non sia quello. Credo che veramente si voglia molta prudenza, ma anche coraggio. Non ci possiamo fermare, se ci fermiamo, cioè non è la prima pandemia che capita nella storia dell'uomo, l'abbiamo sempre affrontate, dobbiamo trovare la forza per affrontarle, con coraggio, con forza, cercare di fare, di fare meno errori possibili, di tutelarci, che sia la mascherina, che sia la pulizia delle mani, abbiamo imparato tutti bene, cioè in Italia abbiamo avuto per tanti anni delle regole importanti da seguire. Un alto numero di infezioni ospedaliere perché i medici molte volte non si lavano le mani come dovevano, lo stiamo imparando anche quello, voglio dire. Cioè, un po' di attenzione ci vuole, ecco, qualcosa ci ha insegnato. E dobbiamo portare con noi gli insegnamenti. Eh sì.
Dottore, adesso gli ultimi 30 secondi per darci i suoi contatti, eventualmente se qualche nostro telespettatore volesse contattarla per saperne di più. Con molto piacere, io penso che la MES sia la cosa migliore. Allora, Giuseppe Carlo, che è il mio secondo nome, Fazzari con 2 Z, gmail.com, mi rispondo sempre a tutti, per cui ben contento, se ho qualche dubbio o qualcosa mi contatti e sarò felice di rispondere. E possono venirla a trovare anche nel centro? Ma assolutamente, ci metteremo d'accordo. Il centro c'è un'accoglienza, la possibilità di contattarmi per questo tipo di terapie, il telefono 030 28 02 48, abbiamo il centro in via Fratelli Ugoni, a fianco della fibra 1, e le mattine del martedì, mercoledì e giovedì sono a disposizione delle persone che vogliono avere informazioni su questo tipo di terapia. Grazie dottor Fazzari per essere Grazie stato con noi. È sempre un grande piacere. Grazie a tutti per essere stati con noi. Noi ci vediamo come sempre sabato prossimo. Grazie a tutti, buon proseguimento.